Eccolo qua un altro. Tutti parcheggiati fottendosene del territorio. Però giustamente dicono, ma a me perché non mi trovano parcheggio? Perché giustamente loro devono venire allo stadio, posso spendere 200 euro per un biglietto dello stadio, ma non possono parcheggiare in modo civile. 1000 euro per la partita del Napoli, ma non in modo civile. I fessi sono quelli che rispettano le regole, invece loro sono i più furbi che si prendono la stazione IP per parcheggiare le loro macchine. Quindi ha vinto il Napoli e dobbiamo essere tutti, ce ne fottiamo, guardate, tutto bloccato. Questo è il grande risultato dell'inciviltà e della strafottenza delle regole. Eccolo qua, il campione del mondo con gli altri campioni. Tanto il Napoli ha vinto, siamo contenti, che ce ne fotte a noi che è tutto bloccato e ci siamo pigliata la stazione P. L'importante è che Napoli ha vinto, viva, evviva, siamo tutti felici, che ce ne fotte a noi la città. Noi difendiamo la città solo allo stadio a parole. Poi ci comportiamo come subumani e diciamo tutte che siamo brave persone. Perché per noi essere brave persone significa non stuprare i bambini, per il resto si può fare tutto. Gliel'ha detto il signore dell'IP, com'era il film di De Crescenzo? La signora rinascente, è cranata. Tutti i campioni del mondo. Tutti che avevano parcheggiato, nessuno di loro sa che non si può parcheggiare. Perché la patente se la sono comprata, non l'hanno avuta regolarmente. Giustamente, ha vinto Napoli, va buona così. Ogni città, eccole qua, altri campioni, tutti campioni. Tutti parcheggiati nella pompa di benzina. Però ha vinto Napoli. Napoli ha vinto e quindi noi ce ne possiamo fottere della città. Eccoli qua, tutta la grande tifoseria, molti di loro con figli, quindi ai figli insegnano a fottersene della città. Questa è. E la prima risposta è, ma perché non tuo parcheggio? Perché giustamente noi dobbiamo preoccuparci del loro parcheggio allo stadio. La nostra preoccupazione deve essere i papà che insegnano ai figli come diventare cittadini modelli, giusto? Un ottimo papà. Ha insegnato ai figli, guarda figlio mio, guarda come si comporta qua, impara a fare peggio di me. Frega la città più che puoi, tutti con i bambini, perché gli hanno insegnato a tutti i loro figli come comportarsi una schifezza. Tutti con i bambini, complimenti, complimenti. L'ha parcheggiata in mezzo, l'ha insegnato a suo figlio come si fa. L'ha insegnato. Il mio problema è che lei ha parcheggiato la macchina in mezzo alla strada senza rispettare le regole. Sì, è una pompa di benzina. Chi gliel'ha data la patente? A parte il fatto che non sa neanche se mette la cintura, lei sa con i bambini piccoli e questo è l'insegnamento che dà. Sì, no, lei si sta già muovendo e tra l'altro si sta comportando già in modo incredibile. Ha insegnato ai suoi figli questo, però Napoli ha vinto. Forza Napoli, eccolo là. Sono contenti così, monocellulari. Eccolo qua un altro. Forza Napoli! Che ce ne frega che la città va a pezzi, l'importante è che ha vinto Napoli. Ma forza Napoli, forza Napoli. Forza, neanche la R leviamola, direttamente forza. Forza Napoli. Forza, forza.
Ovviamente sono rimasti incastrati pure dentro la pompa di benzina. Forza Napoli. Purtroppo è ridicola la situazione, non io. Questa è tutta città bloccata, oi? Però forza Napoli, forza anzi Napoli. Infatti dovremmo far vedere ai genitori, farli rivedere, i papà e le mamme, in particolare i papà, che insegnano ai figli a violare ogni regola. Se vi ricordate c'era un film con Ugo Tognazza, I Mostri, in cui il figlio imparava dal padre a comportarci con un farabutto. Eccolo qua, Nata. Si era parcheggiato proprio davanti alla pompa per essere sicuro di bloccare tutti. Complimenti, complimenti signora. Bella famiglia. Sempre con i ragazzini dentro, io. Tutti i genitori con figli al carico. Così hanno insegnato ai loro figli a parcheggiare la macchina davanti a una pompa di benzina. Complimenti. Il papà ovviamente non usa la cintura. Complimenti. Fuma in macchina. Complimenti. Così ha portato i figli allo stadio. Così si sente un grande padre. Così si sente grande padre. Ha portato i figli allo stadio, ha parcheggiato davanti alla pompa di benzina, non usa la cintura, ma il Napoli ha vinto. Lui è orgoglioso così, pensa di essere un grande padre e ha insegnato ai figli come fottersene della città. Questa è la città che a voi piace, possibile mai che sia questa la città? In cui non c'è nessuna regola. Eccoli qua, guardate. Tutto bloccato. E aver parcheggiato 40 macchine dentro la stazione peggiora ulteriormente, perché è ulteriore carico. Si parcheggia a distanza, cari miei. Non è, questa idea è solo nostra, che si parcheggerà a un metro dallo stadio. Non si parcheggia dentro le pompe di benzina. Né lei, né gli altri suoi colleghi. No, stanno arrivando, si deve spostare. Lei non ha nessuna autorizzazione per spostare qua in mezzo a strada.
lei fa un trasporto privato. E non si può fermare qua. Questa non è area stazionamento dei bus. Si sposti. Perfetto, si sposti. No, sta da sposta lei. Spostate, chiudo la porta. Chiuda. Questo è il carico e scarico abusivo di tifosi che blocca ulteriormente il traffico, oltre a tutto il resto che abbiamo visto fino a mo'. Poi c'è il carico e scarico abusivo in mezzo a strada. Questa non è area stazionamento autobus, quindi stazionano in mezzo alla strada. Vicino allo stadio, in modo tale non devono fare molto molto fatica. Con comodo, ovviamente. Questa è l'altra vergogna che avviene. Bloccano la viabilità questi autobus che abusivamente, questa parcheggiata macchina in mezzo marciapiede, perché tutta la gente abusivamente. È un grandissimo, è l'onore di Napoli. Ciao. Grazie. Ciao. Buonasera, ma lei lo sa che non può rimanere qua? Sta da mezz'ora parcheggiato in mezzo alla strada. Non esiste, questa non è area carico e scarico passeggeri. Lei blocca il traffico oltre a svolgere un'attività abusiva così. Quindi si sposti. Ok, va bene. Buonasera. Questo pure è abbandonato, tutto abbandonato.
Arrivederci. Assorda! Scusa un attimo, Scusa, perché non la fai di nuovo la pernacchia? Perché non la fai di nuovo la pernacchia? Eh? Che cos'è? Perso il coraggio? Che cos'è? Mi hai fatto adesso una pernacchia! Perché non la rifai? Eh? Il coraggioso, ma sono fuia! Cani da pecora da 4 lire. Salve. Ma voi pensate veramente che mi diminuisco davanti a 4 chiacchilli del genere? Pseudo tifosi del Napoli. Forza Napoli, forza! Buonasera. Complimenti. Grazie. Incredibilmente, tutti i tifosi, tutte le persone per bene che hanno parcheggiato e messo le macchine legalmente mi salutano e sono affettuosi. Tutti quelli che si sono comportati in modo da subumani, utilizzo altri termini, quelli che hanno parcheggiato insieme in coppe strisce. Eccolo qua l'autobus. Guardate che cosa si è fidato di fare. Ha bloccato una strada. Guardate che cosa si è fidato di fare questo. Guardate quanta gente ha caricato. Un cialtrone allo stato brado. Un cialtrone allo stato brado. 100 persone e ha fatto il carico e scarico in mezza strada. Per un'ora. Per un'ora. Eccolo là, senza casco. Vi rendete conto? Il carico e scarico passeggeri in mezzo alla strada bloccando la città. È abusivo totalmente. E io mi meraviglio che la polizia municipale non sia intervenuta. Questa ha bloccato tutta la strada. Per fare il carico e scarico passeggeri abusivamente. Così si blocca. Metti uno di questi. Lo metti in mezzo a strada, che te lo fotte tanto degli altri. Ciao! L'unico che sta... Ma perché poi fuggono? Secondo voi perché uno che urla e insulta fugge? Per due motivi, o perché è un cane da pecora o perché è un vigliacco. Scusami, uno ha... deve avere il coraggio delle proprie azioni oppure no? Secondo te? O è in un mio somma? Gli uomini veri affrontano quello che dicono, affrontano le persone contro cui voglio. Quelli, i miei zii uomini, i cani da pecora, urlano e fuggono. Thank you.
E le pecore come si chiama? Capillo tu già che si chiama. No, signora Liliana, tu vai col pullman, ma il carico e scarico passeggeri lo fai in zone previste, certo, non in mezzo alla strada. Non esiste proprio, anche perché carichi 50-100 persone, blocchi interamente una strada, cosa che è successa. Hai ragione, Maurizio Chiantore. Le posso dare un... No, dai, chiedere un... come dire, uno spunto. Se lei arriva all'incrocio, ovvero se di giorno però percorre il marciapiede su quel lato a scendere, dal semaforo a scendere, troverà cumuli di rifiuti di strada, cumuli di residui di lavori fatti, vaso di accantonati. E chi lo sa? Come chi lo sa? Non lo sa nessuno? Gli operai che hanno asfaltato la strada, per esempio, non hanno accantonato lì il materiale. Ma momentaneamente o l'hanno smaltito proprio là? È lì da tempo. Salve. Ossa di macelleria abbandonati, poi nella curva ci sono i bancarelli del signore che sta nel cortile. Bancarelli di che cosa? Bancarelli di ferro, di metallo, che lui mette in mezzo alla strada per fare l'esposizione di bambole, di ogni cosa che possa vendere, fiori. Senti, quindi non sarà mai passata la polizia municipale, per esempio? Questa è una strada sconosciuta alla polizia municipale? Assolutamente allora. Sì, anche perché lì è il confine fra la decima e la nona, quindi non si sa chi deve intervenire. Dal cortile la mattina e anche durante tutta la giornata scende un fiume d'acqua lercia, sporca. Anche se non piove? Anche se non piove, che ovviamente si ferma nella curva, per cui chi scende al marciapiede deve sguazzare nell'acqua, ma chi attraversa qui le strisce pedonali, arrivato da quella parte, deve passare sull'acqua. Che dire da quel cortile? Da che ora a che ora avviene tutta questa situazione? Dalle 8. Al pomeriggio, vabbè, ci verrò caso. Io sono sempre, ma nell'altra direzione, non scendendo, nella direzione qua a destra, salendo, come se volesse andare verso pianura. Perfetto, va bene. Su quel lato là della strada è una cosa che io personalmente ho segnalato con PEC, ma alle quali non è stato risposto, se non con telefonate amichevoli, cioè non sappiamo come fare. Però è una questione che di igiene, di pulizia, di sicurezza. Thank you.
tutto e di più. Va bene. Grazie. Ci farò caso. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Come no? Grazie. E fai la foto tutti quanti. No, fallo. Un sogno voglio che diventa lei sindaco. Dovremmo vedere. È un sacco. Secondo lei perché sto qua? Napoli bene, gente come voi. Il Napoli ha vinto. Arrivederci. Buonasera, buonasera. Il collega sta per fare il giro. Dove sta? Però lo chiamo. No, no, fallo scendere per di là. Allora fai una cosa, scendi dalla la benzina sulla strada. Esatto, quando si trova là ci fa quando sapere. Stai là, chiamami. È bravo. Ti prendo il